Complimenti a Fabio Ippoliti, complimenti alla Civita Castellana perché oggi vincete lo scontro diretto contro il Palombara qui in casa 3-1, risultato meritato, ottava vittoria consecutiva, adesso primo posto in solitaria. Raccontaci com'è andata la battaglia. Beh, è stata difficile, sono contento per il risultato perché tutta la settimana abbiamo preparato la partita a 200 all'ora, sapevamo che era fondamentale, loro stanno facendo lo stesso percorso nostro. Mi vanno dati tutti i complimenti, sono contento anche per il gol, l'ho voluto fortemente e adesso non è finita. Continuiamo così e vediamo alla fine chi la spunterà. Intanto ci godiamo questo primo posto. Civita Castellana ancora imbattuta in tutto il campionato, e risultato oggi importante perché probabilmente era lo scoglio più difficile da superare da qui a fine stagione. È chiaro che ancora di partite ce ne sono e che di terreno bisognerà percorrerne, però ennesimo risultato utile, dicevamo 8 vittorie consecutive, 74 gol segnati, sono veramente tantissimi. Tu per esempio che sei un difensore, se non vado errato sei a quota 8 in campionato e sono tanti. Qual è il segreto di questa squadra? Il segreto è il gruppo, c'è un gruppo solido, siamo tutti amici, ci vogliamo bene, in campo poi si vede, ci si aiuta e va bene così. Adesso ci vediamo questa settimana e poi da martedì si riparte subito. E l'ottimo lavoro ripaga, il divertimento poi si percepisce anche da fuori perché il risultato poi giunge proprio per questo. A questo punto ovviamente non ci si nasconde più, l'obiettivo è chiaro, e come lo raggiungerete? L'obiettivo si pensa domenica per domenica, ogni partita si ricomincia da capo, si prendono i 3 punti e si va avanti così. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, ma si pensa domenica per domenica. E allora grazie ancora, complimenti grazie a te, voi, ai compagni, a tutti quanti gli addetti ai lavori. Grazie mille.